I dati incoraggianti degli ultimi giorni relativamente all'emergenza Covid-19 ci permettono di guardare al futuro con speranza e di pensare a una fase 2 facendo tesoro dell'esperienza vissuta. Bisogna tenere presente che l'epidemia non è terminata ed è necessario attendersi nei prossimi mesi un afflusso di infettati di entità non prevedibile. È bene ricordare che la febbre spagnola, con i suoi 50 milioni di morti nel secolo scorso, ha avuto tre picchi e la maggior parte delle vittime si registrarono nel secondo. Così come raccomandato da ECDC, la fase 2 richiede un approccio sistemico, una forte attenzione su strategie basate, sulla diffusione dei test sierologici e virologici, sulla sorveglianza, compresa la tracciabilità dei contatti, su misure comunitarie, incluso il distanziamento fisico, il rafforzamento dei sistemi sanitari e l'informazione del pubblico e della comunità sanitaria. È quindi condivisibile la proposta approvata da medici e scienziati di creare una struttura di monitoraggio e risposta flessibile dell'infezione e della malattia che ne consegue da Covid-19, che coordini la ripartenza secondo i criteri raccomandati da ECDC, il potenziamento di una struttura di sorveglianza centrale presso l'Istituto Superiore di Sanità, che possa analizzare i dati in tempo quasi reale, la messa a punto di sistemi regionali che rilevino precocemente ogni segnale di accensione di focolai, la possibilità di proporre in modo tempestivo provvedimenti flessibili in risposta a segnali di ritorno del virus e la condivisione di una strategia comunicativa con i professionisti del settore. È necessario pertanto un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale, con un maggior coinvolgimento territoriale, ma al contempo un'unica regia per la gestione e l'interessamento degli ospedali pubblici e privati. È altresì necessario tutelare la salute degli operatori sanitari con idonei dispositivi di protezione individuale, soprattutto in considerazione dell'alto tributo pagato dai medici in questa epidemia.